L'utopia delle donne. In due commedie, Aristofane immagina che le donne prendano il potere. Noi partoriamo i figli e li mandiamo soldati. Quando dovremmo spassarcele e godere la giovinezza, dormiamo sole a causa della continua guerra. Perché le donne decidono di fare lo sciopero dell'amore. Cioè, non si concederanno più ai loro mariti, ma pensa che effettivamente si possa creare un gomitolo. Anche noi parliamo di tessuto sociale, ora che ci penso, no? Potremmo tutti vivere meglio se tutti vivono con poco. Lo intercetta una prima vecchia, le donne hanno decretato che se un ragazzo desidera una ragazza non può far l'amore con lei prima di aver posseduto una vecchia. Ci sono anche tanti punti in comune, cioè ci sono tutta una serie di motivi che tornano in entrambe le opere, una filosofica e l'altra comica.